Buona giornata a tutti da Radio Gamma 5 che trasmette su FM 94. Oggi è giovedì alle ore 15:15 circa. C'è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni di Marghera che insieme a Francesco Salve a tutti. tengono questa trasmissione, quest'ora, ora un quarto circa di trasmissione. Bene, con questa trasmissione noi praticamente chiudiamo il primo ciclo di trasmissioni che erano regolati dalla traccia sulla conferenza che si è tenuta a Marghera il 7 settembre 97 e tratteremo oggi l'ultimo capitolo di quella conferenza e alcuni quadri della De Wotio che da qualche trasmissione stiamo illustrando. Dopodiché cominceremo un ciclo di trasmissioni che avranno il loro centro sul crogiolo della strega o dello stregone. In pratica la strega e lo stregone hanno un grandissimo pentolone, l'avete visto tutti nelle iconografie Tra l'altro classiche. uscirà anche il film fra poco. Ecco, e la strega e lo stregone non fanno altro che mescolare quello che c'è dentro questo pentolone. E una cosa alla volta io vi racconterò alcune cose che vengono mescolate in quel pentolone. Naturalmente sarà molto più facile raccontare quello che io mescolo nel pentolone che non raccontare quello che altri apprendisti stregoni o streghe mescolano nel loro pentolone. Sì, si Però può mescolare di tutto, poi se qualche strega o stregone all'ascolto vuole dare dei suggerimenti può sempre intervenire e noi saremo ben lieti di renderli pubblici. per noi è importantissimo questo perché si lega direttamente al nostro discorso di paganesimo. Prima di cominciare la traccia della trasmissione di oggi, voglio dare un paio di notiziole. Siccome io faccio una rassegna stampa, sì, non è una gran rassegna stampa, diciamo che ritaglio qualche articolo interessante, e nel ritagliare gli articoli sul Gazzettino del 27 marzo del 97, ci sono dei trafiletti interessantissimi. E uno di questi trafiletti dice: Inquisizione, statua dell'ultimo martire, Parigi. Sarà ricostruita a Parigi la statua bronzea, eretta nel 1905 e fusa dai nazisti nel 1944, dell'ultima vittima francese dell'Inquisizione, François Jean Lefebvre, le Chevalier de la Barre, a 20 anni, nel 1766, subì lo strappo della lingua e il taglio delle mani e della testa e il rogo per aver mutilato un crocifisso, aver cantato canzoni blasfeme e non essersi scappellato davanti ai frati. Bene, questa statua che era stata fusa dai nazisti, come noi sosteniamo nazismo e cristianesimo, scusate. Sì, ricordo sempre che per la prima mezz'ora non diamo il via alle telefonate, se sarà possibile intervenire chiamando lo 049 700 700 a partire dalle ore 15:30 circa. E per noi nazismo e cristianesimo sono la stessa cosa ed è giusto che i nazisti abbiano aiutato i cristiani a bruciare persone. Però sulla stessa sequenza di trafiletti abbiamo un altro un dato importante. Voi ricordate che per noi il Dalai Lama e il Papa è la stessa cosa, cioè per noi hanno la stessa tensione, le stesse tendenze. Bene, il Dalai Lama invita a pregare per i maiali. Mentre i musulmani e gli ebrei aborriscono la carne di porco, il Dalai Lama, massimo leader spirituale del buddismo tibetano, chiede di pregare per i maiali dell'isola di Taiwan colpiti da epidemia. Spero che tutti preghino per la trasmigrazione della loro anima. Cioè, per noi è un'imbecillità che si commenta un po' da sola, insomma. E sempre come trafiletti, a questi livelli, abbiamo un terzo trafiletto che dice 40 milioni di bambini da strada, secondo un rapporto dell'ente britannico, Index of Censorship, beh, si legge come si legge, dell'UNICEF, 40 milioni di bambini nel mondo, 7 milioni in Brasile, vivono per strada, ogni anno 12 milioni muoiono prima dei 5 anni, per lo più di malattie curabili, 250 milioni lavorano in condizioni disumane, 2 milioni di morti e 6 milioni di invalidi o feriti gravi nelle guerre di quest'ultimo decennio. Ricordiamo sempre che in Brasile è vietato parlare di aborto, si rischia la galera parlando di aborto e la Chiesa Cattolica è quella che determina la miseria in tutto il Brasile. Cioè, la miseria del Brasile non è come quella cubana è determinata dal blocco che gli Stati Uniti impongono, quella invece del Brasile è proprio voluta dalle chiese cattoliche, tant'è che la guerra che la Chiesa Cattolica ha mosso contro la teoria della liberazione ha aperto le porte per l'arrivo dei protestanti e di tutte le altre sette. Bene, queste
erano le premesse. Scusate, ma ho un attacco di allergia notevole oggi. Ora cominceremo dalla conferenza tenuta a Marghera, l'ultimo capitolo, e tratta della percezione del mondo circostante partendo dal circostante. Numero uno, anche se le coscienze di sé, del circostante, sono trascendenti alla descrizione del mondo, sono sempre presenti in quanto immanenti rispetto all'essere umano. Questo cosa significa? Significa che anche se noi con la ragione non riusciamo a capirle, ci stanno attorno e cercano di influenzarci. Ogni volta che un essere umano acquieta la forza coercitiva della descrizione del mondo, il circostante affluisce nella sua percezione mostrando la sua presenza. La forza coercitiva viene acquietata o per volontà del soggetto, attraverso le sue pratiche di meditazione, di sognare e di uso della volontà nel quotidiano, o per accidente, in situazioni particolari e contingenti, in seguito a digiuni, febbri, tensioni, incidenti stradali, tensioni emotive, eccetera. Il circostante, abbiamo già detto, che è formato da coscienze di sé. Esseri con volontà e determinazioni, bisogni e predilezioni. Ed è importante pensarlo in questi termini, il circostante. Almeno un pagano, un apprendista stregone lo pensano in questi termini. L'irruzione del circostante nella percezione umana viene avvertita in modo diverso da individuo a individuo. Agisce sui sensi, agisce sulla struttura emotiva, agisce sulla sua attenzione e agisce sui suoi bisogni e le sue predilezioni. L'azione del circostante sull'essere umano viene mediata dal suo specifico condizionamento educazionale, cioè le tensioni che ci hanno educato, che ci hanno costruiti a noi, sono quelle che dopo arrivano a mediare fra noi e la percezione del circostante. Il condizionamento educazionale dell'individuo adatta l'azione del circostante al pensato dell'individuo. Cioè non è che l'azione delle coscienze del circostante ci arriva in modo diretto, ma noi mediamo la loro azione per farla coincidere con il nostro pensiero. Così l'azione sui sensi si trasforma in visioni o allucinazioni, tipo quella di vedere Dio, la Madonna, il Buddha, eccetera, in voci strane o alterazioni di percezioni tattili e olfattive. Si trasformano in stati ansiosi, furiosi, momenti di soddisfazione o euforia, oppure in stati depressivi, che si addebitano a questa o quella causa, che rientra nel pensato della ragione, ma le cui rimozioni non modificano lo stato emotivo del soggetto. In questo caso, spesso psicologi danno sempre dei psicofarmaci o dei sonniferi, eccetera, i quali servono solo a ripristinare la corazzatura emozionale in modo da annullare la percezione. E spesso queste cose tendono a mandare, fra virgolette, diciamo, fuori di testa le persone. Perché non sono educati a controllare queste cose. Allora l'intervento della psichiatria o della psicologia spesso serve a ricorazzare le persone in modo da annullare queste sensazioni. Ancora, l'azione del circostante agisce sull'attenzione concentrandola o disperdendola. Oppure sviluppo di sensazioni fisiche, percezioni col corpo, o intellettuali, intuizioni, cioè l'azione del circostante ci porta a delle sensazioni strane del fisico, oppure ci porta ad avere delle intuizioni, ad avere dei pensieri, a riuscire a capire quello che prima non era capibile. Quando l'azione del circostante si fa presente alla ragione dell'individuo, le predilezioni dell'individuo maturate nella ragione, in relazione con le predilezioni di quel specifico circostante, determinerà se la natura della relazione è di mutuo scambio di energia vitale e arricchisce entrambi, o se sarà una relazione conflittuale. Chi sviluppa il potere di essere scambia energia vitale col circostante, sempre in qualsiasi situazione. Chi sviluppa il potere di avere scambia energia vitale soltanto con gli esseri malati di energia vitale stagnata, che si spacciano per Dio creatore. E questa è una direzione all'unisono, cioè in un'unica direzione. Ancora, la relazione fra l'individuo e il circostante, inteso come insieme, avviene sempre. Cioè, è inutile che diciamo non c'è nessuna relazione fra me e il circostante. La relazione fra l'individuo e il circostante avviene sempre. Gli apprendisti stregoni la affrontano con le loro pratiche e la loro autodisciplina. I pagani la affrontano ricercando sistematicamente una relazione e favorendola con i loro riti, oppure possono agire su entrambi i fronti. I cristiani la subiscono in forma autodistruttiva. In ginocchio davanti al loro Dio, bloccano la loro energia vitale, distruggendo il loro divenire per alimentare il bisogno di morte del macellaio di Sodoma e Gomorra. E
E vorrei un attimo, se Francesco me lo consente, riallacciarmi a un discorso precedente del libero arbitrio che avevo sentito. Il libero arbitrio è possibile soltanto all'interno del potere di essere. È possibile il libero arbitrio soltanto se si considera che l'attimo presente, che il mondo che esiste in questo momento, va a costruire l'essere assolutamente necessario. Non può esistere libero arbitrio se una persona si pensa creata da un Dio e sottoposta alla volontà di un Dio. Se un individuo si ritiene sottoposto alla volontà del Dio creatore, non esiste nessuna possibilità di libero arbitrio. Il libero arbitrio c'è nella stregoneria e nella magia perché l'esistente in questo momento va a costruire l'essere assolutamente necessario. Sì, difatti non esiste nessuna sottomissione, questo è fondamentale da capire, cioè, nel momento in cui pensiamo che qualcuno possa decidere per noi o ci possa imporre qualcosa o che dobbiamo determinare le nostre azioni in base a un Dio che non esiste, logicamente non siamo più liberi. Bene, Francesco, adesso passiamo al sentiero d'oro, le quattro descrizioni di oggi. Ricordo che non prendiamo telefonate finché non abbiamo finito la presentazione sempre, anche se stiamo mettendo sempre molta carne al fuoco. Chiudendo questo ciclo, noi apriamo un nuovo ciclo. In questo momento noi abbiamo esposto quella che è la nostra filosofia generale. Per cui per noi è importantissimo mettere questa carne al fuoco. Ricordiamo sempre che le divinità sono aspetti e proprietà del divino che ci circonda. Da quel divino noi peschiamo, con quel divino noi ci relazioniamo, da quel divino noi attingiamo, in quel divino noi riversiamo. E ricordiamoci sempre tutte queste cose. Sviluppando il divino che abbiamo dentro, ci relazioniamo col divino che ci circonda. Il divino ci circonda e ci chiama, sollecitando il nostro divino a svilupparsi. Ogni nostra azione può essere un'azione normale o un'azione magica, a seconda se noi applichiamo ad essa la nostra attenzione, concentrando tutto noi stessi, o la eseguiamo distrattamente e inconsapevolmente. Il divino non si manifesta nella sua totalità, in quanto noi siamo esseri che si costruiscono sviluppando la ragione e fondano il proprio corpo luminoso attraverso un grande sforzo di mettere ordine e disciplinare la ragione stessa. Questo sforzo è uno sforzo divino. Ad ogni gesto c'è manipolazione del divino dentro di noi. Quella manipolazione armonizza il divino dentro di noi col divino che ci circonda e dal quale si alimenta. Questo divino, di volta in volta, prende nomi diversi e in quanto diversa è l'energia vitale che interviene, diversi sono i vari fare che intervengono, diverse sono le azioni dei divini per dilatare se stessi. Questo divino prende nomi diversi dati dalle descrizioni degli esseri umani che incontrano quel divino. Pertanto, uno in Grecia che incontra il divino che incontro io non lo chiama come lo chiamo io, lo chiama in modo diverso. Beh, è una cosa normalissima per un pagano non avere un nome che diventa vincolo. La sostanza è vincolo per un pagano, non il nome e neanche la Esatto. forma. Il nome è un modo con cui parliamo, un modo con cui comunichiamo, ma non con cui ci relazioniamo. Un divino con cui ci relazioniamo per costruire insieme un cammino reciproco. C'è sempre reciprocità, eh? Ricordare quel divino significa ricordarsi di mettere attenzione nel proprio fare, trasformandolo in fare magico, un fare divino. Questo è il senso della nostra devotio, che ognuno può costruirsi per costruire il proprio cammino magico, sia pescando dalla nostra devotio, sia pescando dalla propria percezione del mondo e trasformandolo attraverso la sua attenzione col mondo circostante. La soggettività, di ogni individuo determina la soggettività della percezione e proprio partendo da quella soggettività è possibile iniziare il proprio cammino di eternità. Il paganesimo costruisce partendo dalla soggettività, non dall'oggettività della parola divina. In questo è una delle contrapposizioni fondamentali fra paganesimo e cristianesimo. Bene, vediamo la devozione di oggi che andiamo a sviluppare. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa cerere. Cerere insegna all'essere necessità della crescita nell'esistente per fondare il proprio divenire, crescere come priorità del fare. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa flora. Flora insegna l'essere della natura, come ogni cosa nella natura, esiste al solo fine di espandersi nella natura. Flora insegna come l'assoluto, dei nati nella natura, è il divenire della natura. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa anna perenna.
una perenne insegna l'essere, necessità del rinnovamento per continuare a crescere. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa bellona. Bellona insegna l'essere come il suo scatenarsi sia l'ultima possibilità per l'essere prima che il nemico pasteggi con le sue spoglie e il suo coraggio. Questi sono i quadri 13, 14, 15 e 16 della Devotio. Vediamo il primo quadro, il quadro numero 13. Evocare celere significa che ogni atto, ogni gesto è finalizzato alla propria crescita, al proprio sviluppo. L'esistenza degli esseri umani è legata alla loro crescita, come ogni altro essere della natura. Lo scopo è la crescita. Non sempre gli esseri umani lo ricordano. Quando vengono messi in ginocchio dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, dimenticano le cose che sono veramente importanti per finalizzare il proprio fare, per saccheggiare il circostante. È vero che lo mettono in difficoltà, cioè mettono in difficoltà il circostante e lo costringono a cercare nuove sequenze di mutamenti, ma è altrettanto vero che costoro finiscono per danneggiare se stessi. Cerere è la crescita come movimento di ogni parte dell'universo. Cerere deve essere invocata e ricordata per ricordare alla ragione la direzione nella quale fondare le proprie scelte, la crescita. La crescita del singolo essere, la crescita del gruppo, la crescita dell'essere sociale, la crescita della specie, la crescita dell'essere natura, la crescita dell'universo. Senza la tensione di crescita del singolo essere non c'è tensione di crescita della specie. Chi si rifiuta di crescere danneggia il sistema sociale in cui vive. Per questo Cerere deve essere invocata, per questo da Cerere è necessario attingere, per questo Cerere deve essere nutrita. Detto alla cristiana, ripeto, detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Cerere? Perché evocando Cerere indichiamo il movimento e la direzione nella quale sono rivolti i nostri atti, i nostri riti, i nostri pensieri e le nostre tensioni. Cerere è divino in sé, che cede energia vitale ad ogni essere che cresce, o che la pretende per poter crescere. È sempre difficile dire detto da cristiana, Sì, Francesco. è una parolaccia, quasi una bestemmia. Penso che nel paganesimo ci siano poche bestemmie. Questa sia penso la bestemmia peggiore che si possa dire. D'altronde, 14° quadro. Evocare Anna Perenna significa attingere energia vitale per continuare a rinnovarsi, per continuare a crescere, affrontando continuamente situazioni nuove. Necessità del rinnovamento per continuare a farsi celere. Anna perenna alimenta il divenuto affinché rinnovi continuamente il proprio divenire. Rinnovando il divenire, gli esseri umani, Anna perenna è una forza di essere legata all'essere umano, alimentano Anna perenna e da Anna perenna ricevono energia vitale attraverso la quale alimentare la tensione per rinnovarsi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Anna perenna? Per alimentare la tensione attraverso la quale rinnovarci, per continuare a crescere in situazioni e in mondi diversi. Relazionandosi con Anna Perenna, riceviamo energia vitale attraverso la quale rinnovare il divenire. Per cui ogni volta che i cristiani hanno distrutto dei divenire pagani, i pagani si facevano Anna Perenna e rinnovavano i percorsi per ricostruire il paganesimo, compresa la tensione e la filosofia pagana in una situazione diversa da quella che fu il Mediterraneo di 2000 anni fa. Con questo fare rinnoviamo e alimentiamo Anna Perenna. 16° quadro. Evocare Flora significa identificarsi con l'essere natura e con le sue tensioni all'espansione in ogni anfratto del circostante. Evocare Flora significa imporre alla ragione l'appartenenza alla natura, non ad essere delegati al suo saccheggio. Essere natura significa ricordare alla ragione da dove l'essere umano proviene e la sua funzione come essere espressione e parte del circostante. Significa imporre alla ragione il ricordo del proprio divenuto, attraverso il quale fondare il proprio divenire. Non esiste divenire come esseri estranei all'essere natura. Flora è la dilatazione dell'essere e della specie nella natura. Cerere alimenta la crescita di ogni esistente nell'universo. Flora, lo sviluppo dell'essere della natura come essere della natura. Flora alimenta ogni essere che si espande nella natura e si alimenta dell'espansione di ogni essere nell'essere della natura. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Flora? Per attingere e versare energia vitale come esseri della natura, che si espandono nella natura in funzione del divenire nostro come esseri della natura, mentre la guardiamo come essere in sé. Per
Per noi la natura è un essere pensante, un essere cosciente, un essere con delle determinazioni. Noi non siamo pietosi verso la natura, noi siamo parte della natura. Noi siamo elementi fondamentali, La cioè la siamo. natura vive con noi e noi viviamo con la natura, nel senso che noi siamo sempre legati, non da un rapporto di sudditanza o di schiavitù, ma sempre da un rapporto alla pari, nel senso che non c'è né sottomissione né dominio, ma c'è sempre uguaglianza e rapporto fra pari. Una cosa ha bisogno dell'altra. Anche quando tagliamo un albero o tiriamo il collo a una gallina per mangiarsela. Cioè, il rispetto non sta nel non fare delle azioni che danneggiano. Il rispetto sono gli occhi che guardano e la discrezione con cui ci si relaziona. Quindicesimo quadro. Evocare Bellona significa evocare la furia della determinazione che giace dentro il sentire degli esseri umani, fin da quando nel brodo primordiale modificarono Giove per fondare il loro divenire. Bellona è la furia e la determinazione dell'ultimo soffio vitale di ogni essere della natura. Bellona giace dentro di ogni essere della natura ed è l'ultimo soffio che lega il singolo essere alla natura. Quando un essere scatena Bellona, scatena la propria furia, volta alla sopravvivenza degli esseri della propria specie. Bellona non fugge, Bellona non si sottrae, Bellona scatena la sua furia distruttiva nell'ultimo tentativo di conservazione, relegando alla propria specie il sacrificio del singolo essere, regalando alla propria specie il sacrificio del singolo essere. Bellona è mattone costruttivo degli esseri della natura, è divino insinuato nei divini per proteggere il divenire. Divino essa stessa e coscienza in sé. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Bellona? Per alimentare e svegliare la forza che si alimenta dentro l'essere umano, delle sue determinazioni e della sua volontà. Relazionandoci con Bellona, teniamo la Bellona che sta dentro di noi pronta a scatenarsi quando il pericolo si presenta. Attraverso questo noi svegliamo le Bellona dentro ogni essere con cui ci relazioniamo, affinché nessuno mai si permetta di mettere in ginocchio sia esseri della nostra specie che ogni altro essere dell'essere natura. A proposito, qualche Bellona si sveglia proprio quando alcuni vogliono combatterci ritenendoci pericolosi, tanto per sottolinearlo. È bene sottolineare come un pagano e un apprendista stregone non adorino nessuna forma divina, ma si relazionano con tutto il divino del circostante, nella forma in cui il pagano lo percepisce. Ogni divino agisce per diventare eterno e marciano insieme ad ogni divino che incontrano per fondare il proprio reciproco divenire nell'eternità. Questo divenire, dilatandosi e sviluppandosi attraverso i mutamenti nell'eternità, è il motivo ricorrente nel paganesimo, in quanto rappresenta la contrapposizione col cristianesimo, nel quale il motivo ricorrente è il processo di assoggettamento e di sottomissione. Questo differenzia le strutture filosofiche e il modo col quale affrontare la vita del corpo fisico. Le due idee sono in contrapposizione, non c'è mediazione. Anche se nella struttura filosofica del paganesimo è possibile l'esistenza di individui che vivono in modo cristiano, cioè distruggendosi, in quanto il paganesimo, non considerando l'essere umano proprietà di qualcuno, non gli proibisce il suicidio. Le scelte nella vita, nel paganesimo, appartengono al singolo individuo, dipendendo dalle sue scelte. Nel paganesimo un individuo sceglie che fare della propria vita. Nel cristianesimo un individuo appartiene al suo Dio e non può disporre della propria vita che deve essere sacrificata al suo Dio e ai suoi rappresentanti in terra. Bene, ricordo che dalla prossima trasmissione parleremo del crogiolo dello strega e dello stregone e continueremo a esporre i quadri del sentiero d'oro. Io avrei finito di esporre e lascio Sì, a beh, Francesco. adesso possiamo dare il via alle telefonate, chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700. Intanto con l'occasione voglio sempre ricordare alcune cose. Una cosa fondamentale per noi pagani e politeisti è siamo in prossimità del 21 aprile, la nascita di Roma. E chi va a festeggiare la buffonata di 2000 anni di civiltà cristiana, noi dovremmo ricordare che per loro Roma è nata nel 753 a.C. e comunque noi lo ricordiamo come evento storico solo perché loro reputano importante e fondamentale fare una cronologia nel contare gli anni. Noi per la nascita di Roma è un fatto che possiamo ripetere continuamente, che non è avvenuto solo in quel momento, di conseguenza non facciamo celebrazioni di tipo storico, di tipo folcloristico, buffonate alla cristiana come direbbe Claudio, ma facciamo un rinnovamento del paganesimo con la nostra vita, nel senso che noi non abbiamo bisogno di fare i nostalgici di una fondazione avvenuta migliaia di anni fa, però vogliamo appunto ricordare a chi va a pensare alla fine del mondo, alle teorie delle catastrofi, delle apocalisse, che sono delle buffonate.
che le apocalissi possono essere create solo dagli uomini e soprattutto sono state create dai cristiani con l'Inquisizione e con la loro dottrina di distruzione. Cioè, la distruzione del mondo non avviene tramite la distruzione materiale, ma tramite la distruzione dei corpi, delle persone, delle idee, delle teste, della gente. Quella è la vera apocalisse. E purtroppo quella apocalisse continuerà ad esistere finché ci sarà qualcuno che darà una validità pur minima a quelle idiozie criminali che chiamiamo monoteismo. Ecco, questo era appunto un richiamo fondamentale. Tornando al discorso concreto, ricordiamo sempre che c'è il discorso del 740, della dichiarazione dei redditi, di conseguenza l'8 per 1000. Cercate nel limite del possibile di non darlo a loro, almeno che qualche fiammifero non se lo trovino in tasca. Ecco, allora faccio un altro punto annuncio. Chi vuole telefonare può telefonare appunto allo 049 700 700. Sì, beh, puoi andare, poi proseguo. Pronto? Sì, c'è qualche amico che si diverte, comunque si divertirà ancora per poco. Penso che lo potremo sistemare facilmente con metodi pagani. Sì, chi vuole telefonare può telefonare allo 049 700 700. Sì? Senti? Sì, ti sento io. Volevo chiederti una cosa. Secondo te l'8 per 1000, questo periodo, a chi conviene darlo all'infuori della Chiesa Cattolica? Allo Stato. Allo Stato? Per me sì. Ma vuoi parlare, Fabio? Sì. No, ma perché allo Stato? Poi lo Stato indirettamente non devolve tutto ancora alla Chiesa. Però noi cercheremo un giorno di fare pressioni perché ciò non avvenga. Però in ogni caso è bene che sia manifesta una volontà precisa. Anche se a noi lo Stato tutto sommato non è che più tanto ci freghi, però è bene che ci sia una volontà di dissenso da quello che è la Chiesa. Sì, in fondo lo Stato è una parrocchia del Vaticano, lo Stato italiano, cioè uno Stato fittizio. Però determina una scelta che fai, no? Dice, io non voglio darlo comunque alla Chiesa, siccome comunque quelle tasse le pago in ogni caso, faccio una dichiarazione mia. Io ho sempre cercato di darle magari, non so, ad associazioni religiose, anche se... È peggio ancora. Peggio ancora, sì. Per noi è la stessa cosa, sai. Non cambia niente per noi. Sì. Diceva Nietzsche nella sua legge contro il cristianesimo che bisogna essere più cattivi contro i cristiani liberali che contro i cristiani ortodossi. Perché i cristiani liberali tendono sempre a fregarti, cercano di dimostrarti una bontà nel monoteismo che non esiste. Invece un cristiano monoteista fondamentalista, tipo parliamo dell'Algeria, ti fa capire qual è il pericolo della loro idea, della loro testa. Cioè, nel senso, se noi ci incontriamo un monoteista che si fa delle belle predicozze, possiamo anche ne esserne sedotti o essere influenzati. Se incontriamo un islamico di tipo quello del Gia Algerino che sgozza, sappiamo da che parte dobbiamo stare. Di conseguenza è meglio avere di fronte dei nemici che sono determinati che dei nemici che ti ingannano. Ti ringrazio. Niente. Ciao, grazie a te. Sì. Pronto? Pronto? Oscar, sì. Niente, qua ho sbagliato io e mi chiedo scusa radio ascolto. Pronto? Dimmi. Ah, in diretta? Sì, puoi parlare. Sì, dimmi. Mettimi in privato. Ci chiami dopo la trasmissione allora? Va bene. Grazie. Sì, verso le 4:30 possiamo parlare anche in privato, noi ci fermiamo qui nei locali della radio. No, voglio dire una roba, no, riguardo a quello che si deve dire, mi sembra che siamo sempre di parlare dell'unica cosa e che non... alla fine del tutto sarebbe sempre a livello di sangue. Sì, se vuoi vederlo solo da quel punto di vista, sono solo chiacchiere. Cioè, tutto è chiacchiera, no? Quello che però diventa importante è la vita. Cioè, l'atteggiamento che tu assumi nella vita diventa importante. No. La tua vita cambia solo se tu lavori. La tua vita cambia solo se tu guardi gli occhi in un certo modo e costruisci un percorso diverso. Cioè, la stregoneria, la magia è camminare in maniera diversa. Cioè, invece che sottometterti, cominciare a pensare a vivere in modo strategico, in modo da dilatare te stesso. Ed è proprio un modo di guardare la vita. Certo. Ma veramente ci hanno condizionato fin da quando eravamo piccolissimi. Per cui la religione
Ma non è vero che esiste la Però tu puoi nella tua giornata, no? Vedere quali sono le cose che vanno male e che non ti piacciono e che sono in contrasto con te stesso e vedere se è possibile trovare dei punti in cui scardinarle. Questo è l'inizio, è l'ABC della stregoneria, eh? Cioè, se anziché metterti in ginocchio, dici, vabbè, comincia a dire, io non mi metto in ginocchio perché io scelgo di essere in ginocchio, ma perché quest'altro mi mette. Cosa ho da fare? Esistono delle forme di giustizia per cui io non mi devo mettere in ginocchio? Cioè, che farsi queste domande è il primo atto della stregoneria. Senza questo non esiste la stregoneria. Per cui sono chiacchiere, capisci? Però la vita è importante. Certo. Se mi avanza dei soldi, li do al governo. No, beh, i soldi. No, i soldi no, non li dai al governo, i soldi te li tieni tu. In questo senso, se tu firmi il 740, comunque se li porta via qualcuno. Cioè, ti hanno già presi quei soldi, di conseguenza. Contesto sociale dove che lo Stato ha fatto qualcosa per noi. Sì, ma questo sarebbe un discorso lungo. Cioè, noi diciamo. Noi cerchiamo di non parlare dello Stato, capisci? O di politica o di altre robe, perché ci interessa abbastanza poco. Io infatti ho detto, cioè, lo Stato italiano in sostanza è una parrocchia del Vaticano, però logicamente noi abbiamo un condizionamento nel manifestare la nostra idea. Come possiamo fare? Logicamente, se noi non decidiamo qualcosa, se noi indirizziamo l'8 per 1000, va a finire in maniera automatica alla Chiesa Cattolica e allo Stato. Di conseguenza, noi manifestiamo il nostro rifiuto con gli strumenti che ci abbiamo a disposizione. Logicamente, quando noi saremo più forti, avremo più possibilità, quando ci sarà più opposizione a questo Stato, diciamo, clericale e monoteista, l'8 per 1000 andrà in forme diverse. Però dipende già da un piccolo atto di comportamento, di coerenza, dire io rifiuto assolutamente una dominazione di tipo clericale, di tipo monoteista, di tipo fideistico, di conseguenza non ho altre vie per manifestare la mia posizione e vado a determinare una mia manifestazione pubblica di posizione e dire io questi soldi che mi avete già preso non li voglio dare a loro. E già questa è una via. Poi se questa posizione si dovesse rafforzare ci sarà la possibilità di poter modificare le cose, ma dipende sempre non dagli altri ma sempre dalla propria azione, dalla propria volontà, dal proprio coraggio, dalla propria volontà di manifestare le cose, cioè di piccoli atti di coerenza. Sì? Ma di concreto dopo, no? Anzi, quasi con le gambe, giusto? Per arrivare dove, vuoi dire? Sì. Per arrivare a costruire te stesso. Cioè, io non posso prometterti nessun paradiso, capisco? Mi posso dire alle persone, prendete in mano la vostra vita. E per prendere in mano la vostra vita, queste sono le cose. Se le persone non prendono in mano la propria vita, la vita diventa una fogna per tutti. Capisci? E questo è l'inizio della stregoneria. Tutto il resto io non lo posso fare. Cioè, colpo di bacchetta magica per farti vincere il miliardo, non si può farlo, capisci? Però si può far sì, far vedere alle persone che invece di fare delle scelte, si può fare delle altre scelte. Cioè, nessuno mi pretende di vincere un miliardo, perché neanche. Però vuol dire se lo scopo della vita, perché la vita ha uno scopo. Sì. È quello di costruire il proprio corpo luminoso. È quello di costruire il Dio che c'è dentro di noi. Questo è lo scopo della vita. Fammi capire questo Dio luminoso. Cioè, ti parlo per radio. No, parla in ti parlo per, no, guarda che sei in trasmissione, eh. Ah, cacchia. No, sei in diretta. Sei in diretta. No, dopo la trasmissione allora ti chiamo, bene? Va bene. Ciao. Sì, dopo le 4:30 noi possiamo prendere anche in privato le telefonate. Era un po' disturbata questa trasmissione. Sì. Pronto? Piatto che mi fa male, Alessandro, non posso, come fa male? Bene, abbiamo sentito anche questo personaggio e come al solito abbiamo sempre questi cristiani. Beh, la Piatto gli farà ancora più male se vuole. Noci mi fa male. Come vediamo la dialettica cristiana è molto precisa, no? La dialettica cristiana vuole distruggere qualsiasi cosa che esiste. Per lui qualsiasi cosa che esiste è lebbra. Pronto? Puteo, se spavuto.
Molto bene. Sì. Ricordiamoci sempre davanti a queste cose, perché è importantissimo conoscere cosa sono i cristiani e cosa vogliono. Pronto? Espando, puteo. Se noi facessimo la stessa cosa a Voitila o a gente o a Nones o a Ce o a Centazzo, a questa marmaglia di disgraziati, loro reagirebbero mettendosi le mani nei capelli e parlando di martirio. Ricordiamoci sempre questo tipo. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Ciao. Ciao ragazzi, mi ciao. Chiamo Laura. Dimmi tutto, Laura. Sono anch'io un'appassionata di studi di varie religioni. E sono molti anni ormai che studio, ma non tanto perché io mi voglia convertire a una religione o a un'altra. Chi te lo fa fare? Appunto, chi me lo fa fare? Proprio come forma è una materia molto affascinante, perché attraverso questi studi si scoprono un po' le origini del nostro costume, della nostra storia, eccetera, eccetera. Perciò mi considero una non credente di nessuna religione. Ho il mio credo, che è un credo basato sulla forza dell'uomo, sulle possibilità dell'uomo, sulla lucidità dell'uomo, eccetera, eccetera. E nelle vostre trasmissioni ci sono degli attacchi alla religione cristiana, a tutte le religioni cristiane, che praticamente sono un po' le religioni più forti che esistono su questo pianeta oggi come oggi, almeno nei paesi occidentali. E sicuramente la lotta voi la fate contro queste religioni cristiane. Però chi conosce la storia di questa religione si sa che sia le festività, sia qualsiasi festa religiosa è stata sovrapposta alle feste religiose pagane. È vero. È verissimo. E quindi il paganesimo sotto sotto ce l'abbiamo tuttora. Sì. Perché non è stato cancellato niente. Per esempio oggi avete parlato di Cerere, e noi abbiamo nella lingua italiana una parola che risale a, studiando l'etimologia della parola, si scopre che i cereali deriva dalla parola cerere, esatto. Che era la dea che proteggeva. Infatti era la crescita delle sementi. E infatti sotto la sua festa mi pare che la si fa proprio in questo periodo, in aprile mi pare. No, non mi sembra in aprile. Sì, o in aprile o in marzo, è una festa di primavera perciò. Beh, tra poco te lo dico. Si prosegue pure. Sì, ma non ha molta importanza. Comunque, quello che volevo dire è che anche il paganesimo, come i cristiani e come tutte le altre religioni, non sono senza colpe nell'offendere il genere umano. Quello che vi sto dicendo non è per offendervi. Sì, eh? Sì, nessun problema. Perché se chi studia questa materia verrà a conoscenza che anche il paganesimo aveva i suoi sacrifici umani. E comunque gli stregoni, voi siete apprendisti stregoni, erano nient'altro che i preti della chiesa cristiana, per esempio, no? Ogni tribù aveva il suo stregone, e gli stregoni li abbiamo anche oggi, che sono i preti. Sì, sono cose diverse comunque. Sono, noi le parole le abbiamo anche riempite di contenuti. Ma io non ci vedo questa diversità, perché le religioni sono sempre andate a braccetto con la politica, di qualsiasi tempo. E gli stregoni sono sempre stati non immuni di colpe, nelle guerre no, ma ne hanno fatte moltissimo, ma certo, noi non abbiamo mai detto questo, non immuni da colpe. E allora, ma quando scusa, precisiamo quando le colpe, però la direzione della colpa, aspetta un attimo, non posso stare a dialogare. Sì. Quando un re, quando un imperatore, quando un potente politico doveva affrontare qualsiasi scelta politica,
si consigliava con lo stregone. Non è vero, non è mai successo questo. Beh, insomma, gli oracoli, la storia ce lo insegna, eh. Dovremmo discuterne parecchio di questo. Ma possiamo discuterne fino a domani, però quello che si legge è storia, e quello che è accaduto, eh. Non si può cancellare quello che è accaduto. È quel che volevo farvi capire io. Che gli stregoni, i preti, gli sciamani, tutta questa gente non è immune da colpa di qualsiasi scelta politica che è stata fatta nella nostra storia. Perciò, ecco perché alla fin fine io ho capito che le religioni sono deleterie, tutte, anche la vostra, ma senza offendervi. Sì, sì, ma non ti preoccupare. E perciò voi non potete negare quello che io vi ho appena detto. No, noi lo comunque neghiamo in toto, solo che lo accettiamo. Sì, cioè, certo, va bene. Sì. Vi ascolto, vi seguo e okay. Buon lavoro. D'accordo, grazie. No, ma il discorso è completamente diverso. Abbiamo dei discorsi che sono inversi. Cioè, da un lato abbiamo il cristianesimo come potere assoluto, cioè il re che deriva da Dio ed è Dio. Dall'altra parte abbiamo dei paganesimi in cui i governi si identificavano prima dell'avvento dell'imperatore. Però questi paganesimi non imponevano la loro religione. Sì, infatti non era una cosa vincolante, non era una cosa dominante. Cioè, pronto? Non esisteva una religione... Sì, faccio fare un saluto. Chi è? Sì? Sono Carlo da Trebaseghe. Dimmi. Volevo tanto salutare, sei in diretta, vero? Sì. Boh, volevo tanto salutare Zino Capon, che sei all'ascolto. Va bene? Va bene, grazie. Dai, ciao. Ok. Pronto?